anche l'illuminazione d'emergenza. Ok? Ok, ragazzi, allora fatemi vedere se ci sono delle domande. Ok, aspettate che tanto. Non vedo domande. Non ne sono, ne sono arrivate tante durante tante oggi, sì, siete stati bravissimi. E non ne stanno arrivando più in questo momento. Ok, adesso mi segno solo quella domanda a cui non ho dato una risposta, relativamente ai cavi resistenti al fuoco per il sistema DALI, che magari poi se abbiamo il contatto glielo mandiamo, oppure quando mandiamo le contatto, slide. Il contatto c'è, rispondi pure a me e poi... mi prendo io l'incarico di inoltrarla. Perfetto. Va bene, visto che siamo giusti coi tempi, non lo so se... No, direi che una volta tanto che siamo puntuali, prendiamo la palla al balzo. Va bene. Allora, innanzitutto c'è un'ultima cosa che vi chiedo, come vi anticipavo all'inizio, che è rispondere al nostro classico sondaggio finale. Vi rubo 2 minuti per spiegare di cosa si tratta, dovrebbe essere comparso sul vostro schermo di fianco a quello che è il pannello della chat, anche il pannello del sondaggio, e vi propongo 3 semplici domande, le prime 2 a scelta multipla, e vi chiedo di esprimere un giudizio sul webinar di oggi pomeriggio da 1 a 5, dove vabbè, il 5 è il voto più alto, giusto per evitare fraintendimenti. E, la prima domanda sul contenuto del webinar, sulle risposte che ha dato Laura e quant'altro. La seconda domanda sulla piattaforma tecnologica Cisco WebEx che stiamo utilizzando già da molto tempo e che mi sembra abbia fatto il suo dovere anche oggi pomeriggio, però anche qui vi chiediamo un giudizio. E poi terza domanda aperta, attraverso la quale vi chiediamo di suggerirci degli argomenti di vostro interesse che potranno diventare oggetto di webinar nella seconda parte dell'anno. Come faccio sempre, prima dei saluti e dei ringraziamenti, ne approfitto anche per promuovere i prossimi appuntamenti a calendario. Allora in questo momento io ho messo in chat il link per iscriversi al prossimo webinar di Professionisti in Rete, previsto il 30 di giugno, ad un orario inusuale, perché non è più il pomeriggio, ma proviamo la formula del mattino alle 9.30. E vi proponiamo un argomento del tutto nuovo, per quanto ci riguarda, che è la progettazione di strutture ricettive per un'offerta di ospitalità e servizi più competitiva. Quindi parliamo di alberghi, ostelli, studentati, questo tipo di applicazione, facendo anche dei riferimenti a quello che è il PNRR. Quindi in chat trovate il link per potervi iscrivere, come sempre parliamo di webinar assolutamente gratuiti, se non l'avete ancora fatto, fatelo. Ricordati quelli che sono i prossimi appuntamenti, siamo veramente giunti ai saluti. Io ringrazio Laura per la chiarezza di esposizione di oggi pomeriggio, ma anche per aver preparato una presentazione che gli permettesse di passare questi concetti in maniera chiara, esaustiva, rispondendo anche direi al 99% delle vostre domande. Quindi ringrazio Laura e ringrazio anche le tante persone che oggi pomeriggio ci hanno seguiti, sono stati attenti, hanno risposto a tutte le nostre domande, hanno così animato un po' la discussione, anche se attraverso la chat, però vi abbiamo sentito vicini e molto molto partecipi. Quindi grazie ancora e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Scusa, solo una cosa, rispondo se riesco alla domanda che mi è stata fatta relativamente al bus DALI. Allora, diciamo che al cavo resistente al fuoco per il bus DALI, il cavo resistente al fuoco deve essere quello di potenza che va dal soccorritore alle lampade. Il bus DALI si occupa della comunicazione, quindi per intenderci questo bus giallo è un bus DALI che fa la comunicazione, questo è il bus azzurro che deve essere invece resistente al fuoco. Quindi sono 2 cose diverse, una è l'alimentazione e una è la comunicazione. Spero di aver risposto.
Benissimo. Grazie, grazie, grazie. Laura. Allora, chiudiamo le 16:30 in punto. Buon pomeriggio a tutti e alla prossima. Grazie ancora. Sì, sì. Come si chiamano le saringhe canfazzine? Ah, le parine, le parine. Le parine, sì.